Ben ritrovati a tutti, qui è Adalgisa che vi parla. Ora che con mio fratello Eustachio avete realizzato la bara dell'asse X, siamo pronti per montargli il blocco estrusore. Monteremo quindi l'estrusore, che è formato da questo pezzo qui. Avremo bisogno di una piccola puleggia, che la andremo a collocare sul motore attraverso una vite M3 di 8 mm ed il suo dado. Ed il motore lo collegheremo al blocco estrusore con tre viti M3 di 10 mm e tre rondelle. Avremo bisogno anche di questa ruota grande, che collegheremo al pezzo plastico dell'estrusore per mezzo di questa vite dentata e un dado autobloccante M8. Questa vite si chiama dentata appunto per via di questa zigrinatura che permetterà di agganciare e far scorrere il nostro filo. Serviranno anche 3, 4 o 5 rondelle M8 a seconda dello spessore che dovrete riempire. Utilizzeremo inoltre questo pezzo qui, che servirà a tenere il nostro filamento in ingresso all'estrusore. Al suo interno alloggerà un cuscinetto fissato da questo pezzo di 20 mm metrica 8. Questo pezzo andrà fissato all'estrusore mediante una vite di 25 mm con la sua rondella e dado. Necessiteremo anche di due viti M4 di 60 mm. Queste due molle qui si possono ricavare anche distruggendo le mollette per il bucato IKEA, vanno benissimo ugualmente. E dadi M4 e 4 rondelle. Altri due cuscinetti 608ZZ. E la parte più importante, il fusore. Questo tipo viene comunemente chiamato J-EAD, per via della forma di lunga. E lo fisseremo al blocco con due viti M3 di 20 mm, semplicemente esercitando una leggera forza, e fissando poi le due viti in questi due buchini. Così. Se non utilizzate questo fusore, basterà applicare una placca aggiuntiva, fissata mediante questi due buchi, ed utilizzare il fusore che volete. Queste altre due viti qui, sono sempre M3 ma di 55 mm. Esse verranno infilate in questi due buchi, in modo passante, e si agganceranno al pezzo dell'asse X visto nello scorso video. Bene, iniziamo ora il montaggio. Inizieremo con questa parte, già abbiamo inserito il cuscinetto. Semplicemente si aggancia pressandolo, lo andremo a collocare qui. L'estrusore ha qui e qui un piccolo strato mal stampato, lo si può sistemare con le mani o con l'aiuto di un cutter. Qui ho utilizzato una vite M3 di 25 mm senza nessuna rondella o dado. Quando farà questo movimento, è più che sufficiente. Andiamo ora a collocare i rimanenti cuscinetti. Una da questo lato. Così. E l'altro di qua. Sac. Passiamo ora alla grande ruota dentata. Prendiamo la vite dentata anch'essa, e la andiamo ad infilare. Sempre con l'aiuto del stagnatore ben caldo l'andiamo a scaldare per fissare meglio.
finché avremo ancora lo stagnatore ben caldo, andremo a inserire questo dadino in questa piccola puleggia, qui. Bene, ora che abbiamo inserito il dado, andiamo a fissare la puleggia al motore. La fisseremo più tardi, quando sapremo la misura esatta. Fisseremo il motore in questa posizione, con la parte liscia assieme alla puleggia. Inseriremo prima le tre rondelle in questi tre buchi, poi inseriremo le viti da 1 mm. Ma aspetteremo a fissarlo. La posizione sarà questa, con i cavi rivolti verso l'alto. Perché i cavi in alto? Semplice, perché quando avremo i cavi del fusore e del motore insieme rivolti in alto, questi non ostacoleranno i movimenti nell'asse X e Z e non si stresseranno col tempo. In quest'altra posizione a lato, invece, si stresseranno e come? Fisseremo solamente la vite più alta, e ruoteremo leggermente il motore. Apriremo anche il monocuscinetto. Una volta alzato, andremo ad inserire la ruota, facendo attenzione ad allineare la parte dentata della vite con il foro del filamento. E questo sarà lo spazio da riempire con le nostre rondelle. Proveremo con inserirne una, e proviamo fisicamente l'accoppiamento. Troppo poco, proviamo con due rondelle. Perfetto! Abbasseremo ora il motore, e faremo combaciare la parte ingranaggi, muovendo la puleggia più piccola. Fatto ciò, e comprovato che tutto giri liscio, andremo a inserire la rondella ed il dado autobloccante nella vite dentata, e fisseremo bene il tutto. Maremma! Fissiamo tutto per bene. Ora che abbiamo fissato tutto, motore compreso, chiuso la vite della puleggia, senza però stringerla troppo perché altrimenti la plastica si romperà. E visto che tutto giri bene, senza toccare in nessun punto, proseguiremo nel seguente modo. Prendiamo una vite M4 ed andiamo ad inserire una rondella, una mola, un'altra rondella. Mentre il suo dado, lo andremo ad infilare lì, trallallero trallalì. Spac. E faremo ugualmente per la seconda vite.
come potete vedere, anche se si vede poco, le viti mancano per poco il motore, questa sarà la misura esatta. La prova del filamento taglierà comunque la testa al toro. Introdurremo per l'inizio, e in seguito, solamente girando la ruota in senso orario, il filo dovrà scendere. Eccolo! Analizzandolo bene, vedrete dei segni su un lato. Non so se li vedete, questo è segno che tutto va bene. Non ci resta ora che il fusore. Per inserirlo, andiamo ad abbassare un po' i cavi. Basterà solo infilarlo, come si fa comunemente con le supposte. Ed ora passiamo alle due viti M3 di 20 mm. Importante aver prima allargato i fori con una punta da 2,5. E le andremo ad infilare in questi due buchini qui, in modo che non scappi e non si muovi più. Ed ecco fatto. Non si muove e non scappa da nessuna parte. In questi altri due fori qui, andremo ad infilarci le nostre due ultime viti M3 di 55 mm. Per velocizzare il video le ho già preparate ed infilate. Queste due estremità sporgenti andranno ad infilarsi nell'asse X montata precedentemente, esattamente in questo punto, ma lo faremo nel video seguente. Ed anche per questo video tutorial è tutto, se vi è piaciuto date un like al video.